Mentre voi iniziate a guardare questo video in cui vi parlo della nuova Compass, Bradley Cooper pensa a Lady Gaga mentre sorseggia un tè davanti a Irina Shayk. E ora lasciate che vi spieghi perché nel nostro piccolo siamo noi più fortunati. La Compass rappresenta il giusto compromesso tra le dimensioni contenute di Lady Renegade e la bellezza e lo stile di Irina Cherokee. Ha un motore, la trazione integrale e, come se non bastasse, davanti a ben 7 feritoie. Per questa prova abbiamo appositamente scelto l'allestimento Limited, proprio per darvi un'idea di cosa è in grado di fare questo SUV. Il motore è il 2000 turbo diesel da 170 cavalli, abbinato ad un cambio a 9 rapporti, e i cerchi sono da 19 con pneumatici invernali Continental. Non possiamo volere tutto dalla vita, dai! E invece, a quanto pare sì, basta selezionare la modalità MUD del Select Terrain, che non taglia il gas e permette di divertirsi anche sulla neve alta. Nonostante il paraurti pronunciato, la luce da terra le consente tranquillamente di affrontare ostacoli di livello a mio cugino. Con i programmi MUD o SAND, il cambio in modalità manuale blocca la marcia, superando anche i 4500 giri. Grazie a questo e alla ripartizione della trazione sul posteriore, la Compass fa degli ottimi traversi. Anche se non è propriamente adatto ad un fuoristrada molto sconnesso, con un po' di manico ci si può togliere qualche soddisfazione. Nel caso in cui anche il sistema di trazione si trova in difficoltà, basta prendere un po' di rincorsa. La Compass si è dimostrata un SUV completo e versatile, una scelta quasi obbligata se ci si trova ad un bivio. Per capirci, è come se fosse la Jennifer Lawrence delle Jeep. Capito, Bradley?